delle sfide che pone il Vangelo all'aiuto agli altri esseri umani come scelta. Se ne parlerà oggi 25 novembre a partire dalle ore 17 al Faberbox di Schio, in un incontro dal titolo La centralità del Vangelo, l'umanità di Gesù. Ne parleranno, confrontandosi con i partecipanti, fratelli Lino Breda, già monaco della comunità di Bose, dove entrò dopo una fase di impegno amministrativo a Schio, suo paese natale, in qualità di giovane assessore. A solo 24 anni fu assessore allo sport della prima giunta per la Tosella, ma che poi lasciò la carriera politica e anche quella professionale, una laurea in farmacia, per diventare un monaco laico nella comunità piemontese, da dove uscì per decisione papale nel maggio del 2020. Breda continua ora a svolgere la sua vocazione di monaco a Schio, sempre con uno sguardo attento all'ascolto, al dialogo e alla preghiera. Giovanni Putoto, di Medici con l'Africa QAM, negli ultimi 30 anni di emergenze sanitarie ne ha viste tante, dall'eccidio in Ruanda alla guerra in Kosovo, passando per l'epidemia di Ebola nel 2014 e l'emergenza Covid, vissuta combattendola nei paesi africani a partire dall'Etiopia. Una laurea in medicina a Padova, ha un'accurata esperienza nella cooperazione sanitaria, è responsabile di programmazione di Medici con l'Africa QAM.